A questa quarta conferenza nazionale, grazie a tutti i ministeri e in particolare il Ministero dell'Ambiente che lo ha organizzato. È già stato detto che tra gli obiettivi generali, diciamo, del REACH la tutela della salute, tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. È evidente che rispetto a questo tipo diciamo, di obiettivi, le regioni hanno una finalità assolutamente identica rispetto alla situazione specifica, operando in maniera trasversale attraverso principalmente le strutture del servizio sanitario e delle ARPA. Nell'ambito del servizio sanitario è altrettanto noto che c'è una trasversalità, diciamo, che va a coprire attraverso le strutture, soprattutto del Dipartimento di Prevenzione, programmi per la tutela della salute della popolazione, da un lato come cittadini e dall'altra come lavoratori. Quindi, unito questo a quello che è già stato precedentemente detto, ovvero che nel corso del 2009, insomma, è stato stilato una specie di linea guida proprio delle modalità con cui ci si doveva rapportare tra livelli nazionali e livelli territoriali per sviluppare il sistema dei controlli. Questi sono i paragrafi, diciamo, di questo accordo Stato-Regioni che è stato citato e, come potete vedere, diciamo, tocca un po' in maniera molto, molto puntuale tutto ciò che negli anni futuri si sarebbe dovuto portare, diciamo, a regime. Rispetto a quello che vedete qui, direi che l'ha accennato prima il dottor Ruocco, dobbiamo completare la messa a regime. L'accordo è in fase diciamo, è in fase di finale, perché è stato da un punto di vista tecnico steso oramai da tempo. L'accordo Stato-Regioni per l'avvio formale della rete laboratoristica a supporto delle attività di controllo. Da un punto di vista dei territori, in realtà sono pochissime le regioni che non hanno recepito questo accordo, mancano solo Molise, Basilicata, la Sardegna lo sta recependo in questi giorni. Due informazioni di carattere generale su quali sono i punti di riferimento nell'ambito delle regioni. In sostanzialmente tutte le regioni il punto di riferimento è una struttura dell'assessorato alla salute, che in molte situazioni è anche l'autorità competente nel territorio. In altre situazioni regionali questa competenza è stata demandata direttamente alle direzioni delle aziende sanitarie. In parecchie regioni, diciamo, queste deliberazioni organizzative comprendono già anche gli assetti per il REACH. Ecco, il soggetto, diciamo, addetto alla vigilanza primariamente è fatto dalle strutture dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo proprio con una consequenzialità rispetto agli interventi che mi hanno preceduto su quello che è stato un po' il percorso della vigilanza, nel senso che questo è il compito principale che ci è attribuito dalla normativa nazionale. Ecco, quindi dopo una prima sperimentazione, un primo piano di vigilanza sperimentale nel 2010, in cui insieme con il Ministero della Salute sono stati fatti alcuni controlli su quello che era l'Enforce 1 proposto dall'Europa e che riguardava, diciamo, un po' l'obbligo della preregistrazione, nel 2011-2012 si è entrati un po'
più dentro alle problematiche del controllo. Vedete qui quelli che sono stati, diciamo, gli elementi fondamentali, diciamo, del controllo effettuato sulla scorta di quelle che sono le indicazioni europee. Ogni anno, dal 2011, fondamentalmente viene stilato e formalizzato attraverso un percorso che vede il Comitato Tecnico di Coordinamento condividere un piano nazionale dei controlli che viene prevalentemente, diciamo, messo a punto dal sistema delle regioni con l'autorità competente nazionale, poi viene emanato dall'autorità competente nazionale. In questo momento siamo in fase conclusiva da un punto di vista tecnico di predisposizione dell'accordo per il prossimo anno, la cui bozza è stata presentata nel Comitato Tecnico di Coordinamento dell'ottobre scorso. Una delle scelte che è stata fatta in questi anni è quella di seguire in maniera piuttosto stretta quelle che sono le indicazioni europee, proprio per cercare nel nostro territorio nazionale di avere, diciamo, una coerenza con quelli che sono i passi, diciamo, che si stanno facendo in tutta Europa, quindi cercando di evitare o fuga in avanti o comunque andare verso delle indicazioni, diciamo, diverse. Il regolamento REACH è un regolamento complesso non solamente per chi è che lo deve applicare da un punto di vista delle aziende, ma è un regolamento complesso anche per chi lo deve applicare dal punto di vista del farlo applicare agli utenti. Quindi la necessità di riflettere su quelli che sono i dati che vengono fuori anche dall'attività di controllo, quelle che sono le necessità di miglioramento, diciamo, del sistema di controllo, ha tendenzialmente e qualitativamente le stesse problematiche che poi vengono riscontrate, diciamo, anche dai soggetti che lo devono direttamente applicare come aziende. Ecco, avete avuto modo di leggere nel frattempo quello che erano un po' gli obiettivi di questa vigilanza. La cosa importante su cui abbiamo lavorato in questi anni è, diciamo, un po' la filiera informativa. Ha già detto il dottor Ruocco quelli che sono stati, diciamo, i numeri di questa vigilanza. Io aggiungo semplicemente che su circa 160-170 controlli effettuati tra il 2011 e il 2012, del 2013 in questo momento ancora non abbiamo, diciamo, i riscontri che arriveranno nei primi mesi del 2014, fondamentalmente ci sono stati circa una trentina di sanzioni elevate. Ecco, un minimo di attenzione, perché da qui può venire fuori qualcosa di utile. Quali sono stati gli articoli sanzionati? In qualche caso l'obbligo generale di registrazione, ma devo dire che non sono stati tanti i casi di riscontro di un'assenza della registrazione. Invece, più frequentemente, le problematiche, diciamo, sanzionatorie sono collegate con le schede di sicurezza e, nella loro forma estesa, collegate anche poi con l'assenza degli scenari di esposizione. Rispetto ugualmente, diciamo, all'altro regolamento, il CLP, anche qui, diciamo, collegati con l'obbligo per i fornitori dell'etichettatura in ballo di sostanza o miscela pericolosa conformemente alla normativa e disposizioni generali sulla corretta etichettatura. Quest'anno abbiamo, diciamo, attivato con il REACH Enforce 3 un allargamento di quelle che sono le metodologie della vigilanza, andando a lavorare sui fabbricatori e gli importatori. L'obiettivo indiretto era di cominciare a testare anche l'integrazione tra diversi soggetti che, con ruoli diversi, devono concorrere alle attività di controllo, in particolare con l'Agenzia delle Dogane. È evidente che si tratta di, nella nostra, diciamo, organizzazione nazionale, di strutture che hanno storie molto diverse, e io credo che bisognerà lavorare ancora parecchio per l'integrazione delle componenti istituzionali che operano nel campo del controllo.
Una cosa che vorrei aggiungere prima di passare alle conclusioni è che al di là però di questa attività primaria delle regioni, che è quella di realizzare le attività di controllo, vorrei far notare come in questo biennio comunque ci sono state una quantità numerosa e direi anche molto diffusa, insomma, in tutte le regioni, di momenti di informazioni e di aggiornamento non solo rivolti all'interno del sistema ma anche all'esterno, diciamo, del sistema istituzionale. Ho segnalato lì con queste frecce gialle appunto come in 2 anni ci sono stati circa 100 eventi di informazione e aggiornamento rivolti alle aziende e ai lavoratori e qualcuno anche ai cittadini relativamente a RICE, altrettanti collegati al CLP, molto spesso ovviamente integrati. Questo a dire che c'è comunque una richiesta e una necessità di informazione che viene dal territorio molto forte. Volendo fare un po' un consuntivo, diciamo, di questi primi anni di applicazione di questo regolamento, sicuramente le regioni dall'inizio hanno avuto un forte coinvolgimento e dall'altra parte hanno cercato di mettere un forte impegno e un continuativo impegno per l'implementazione di questi regolamenti. Un percorso formativo primario per poter avere in tutto il territorio nazionale comunque dei tecnici che siano in grado di rispondere, diciamo, a quelli che sono gli impegni è certamente stato fatto, ma questo è un percorso di carattere continuativo, quindi è evidente che non può certamente fermarsi. Ecco, una cosa in questi anni, nel bene e nel male, comunque le attività di controllo fondamentalmente sono state garantite e anche in futuro saranno garantite prevalentemente, quasi nella totalità, dai sistemi territoriali delle regioni. Lo diceva prima Rocco, il dottor Rocco, ed è in effetti così. Un problema che abbiamo è chiaramente quello di dimensionare meglio questa attività di controllo, perché oggettivamente oggi, in questo momento storico, le attività di controllo non sono dimensionate in maniera proporzionale a quelli che sono le unità produttive in maniera omogenea in tutte le parti, diciamo, d'Italia. Questo è un impegno che ci dobbiamo assumere fin dal 2014 nel cercare di migliorare questa, diciamo, omogeneità rispetto al territorio. Dall'altra parte, ultime 2 diapositive, che cosa ci viene, diciamo, che cosa posso riportare oggi in questa sede rispetto a questo osservatorio, diciamo, che vi ho descritto, che è quello delle regioni. Sicuramente dal 2010 a oggi c'è stato un evidente miglioramento della conoscenza proprio del regolamento da parte delle aziende e della capacità di applicare questo regolamento. Le carenze, diciamo, che vediamo in maniera più spiccata, l'ho detto prima, sono comunque collegate con la catena comunicativa, in particolare attraverso le schede di sicurezza. Gli scenari di esposizione sono più indietro rispetto, diciamo, all'adeguamento delle schede di sicurezza. Un problema che permane molto molto forte è quello, e questo è molto importante in una realtà produttiva come la nostra, che è fatta da piccole aziende, le difficoltà degli utilizzatori a valle, dei formulatori, di poter avere o le schede di informazione, cioè le informazioni necessarie dai produttori. Questo è un problema che produttori o importatori che siano. Questo è un problema che, a mio avviso, continua a rimanere un problema rilevante per la nostra struttura produttiva, per come siamo fatti in Italia. Questo è un problema assolutamente rilevante su cui va messo particolare impegno per migliorare. Quindi, in termini di azioni ritenute prioritarie, abbiamo dei problemi per omogeneizzare le procedure. L'unica cosa su cui mi soffermo, le altre le leggete lì,
A nostro avviso la necessità, il mondo della chimica è un mondo globalizzato, non è un mondo che si ferma a livello di una singola regione, ma nemmeno di una singola nazione. È evidente, per poter far sì che il REACH sia applicato in maniera coerente, costante e che quindi sia uno stimolo verso la produzione e non comporti invece problematiche di difficoltà tra varie nazioni anche dell'Europa, che vengano al più presto definite in maniera chiara quelle che sono delle regole per lo scambio di informazioni tra strutture di vigilanza e di procedure di vigilanza, non solo in ambito nazionale ma in ambito europeo. Dal punto di vista nostro interno, l'unica cosa che segnalo di quest'ultima diapositiva è la necessità di passare da un sistema informativo che dia le informazioni generali, quindi attraverso l'help desk nazionale o l'help desk anche europeo, a quelle che sono delle informazioni più precise rispetto anche all'interpretazione della norma quando si vada verso le attività di vigilanza. Una cosa che si riscontra è proprio perché il regolamento qualche volta è difficile e quando si parla di controllo, quando si parla di vigilanza, poi si deve entrare nel merito dell'interpretazione, cioè di che cosa quella norma scritta in quel certo modo intende. È un po' diverso, anzi sicuramente è diverso questo concetto di informazione da quello dell'informazione generale. E su questo credo che, essendo oramai in una fase di vigilanza e di controllo insomma esistente, dobbiamo impegnarci. Ho già detto la necessità per poter applicare in maniera corretta e sostanziale il regolamento REACH di affiancare a questa attività il supporto delle attività di controllo anche di carattere analitico, quantomeno per le sostanze soggette a restrizione. Questo è un impegno che credo che dal 2014 avvieremo come sistema nazionale e territoriale. Grazie.